Grazie Presidente. Ma guardi, io devo riconoscere al consigliere Figliomeni veramente una grande, oltre alla grande capacità oratoria, ovviamente una capacità di estraniarsi dalle situazioni come se scendesse da un'astronave provenendo da un pianeta, diciamo, forse anche all'esterno del Sistema Solare, arrivare a Roma e diciamo, prendere coscienza di quello che è accaduto in questa città nemmeno posso dire più nel recente passato, perché come è scritto in questa delibera parliamo ormai di questioni che risalgono a 11 anni fa, quando fu istituita la gestione commissariale del debito pregresso di Roma Capitale, ma ovviamente molto prima, se si fa riferimento a quello che la gestione commissariale ha poi dovuto trattare con questo intervento purificatore del governo Berlusconi e del ministro Tremonti nel momento in cui il sindaco Alemanno si apprestava a governare questa città. Perché dico meraviglia? Ma in realtà qui non saprei nemmeno chi escludere da questa vicenda, perché ovviamente qui siamo di fronte a una delle più grandi catastrofi dal punto di vista amministrativo che la storia di questo Paese può narrare. Sì, perché nel 2008, quando viene istituita la gestione commissariale, l'obiettivo è di non portare, se fosse possibile per un ente, o comunque quello che corrisponde al gesto di portare i libri in tribunale, perché Roma era fallita. Nel 2008, dopo anni e anni di gestione di diversa colorazione, le ultime, vabbè, erano state del PD, insomma, gli ultimi 10-12 anni, insomma, però vabbè, questo è un particolare, Roma era sull'orlo della catastrofe perché era indebitata fino al collo. E la cosa più grave è che non sapeva nemmeno quanto fosse indebitata. Questo ce lo dice la Corte dei Conti. Cioè lo scrive in questo documento. Ma non solo ci dice questo la Corte dei Conti, ci dice anche un'altra cosa, che nel momento in cui qualcuno a livello governativo ha voluto intervenire per sistemare la situazione in questa città, lo ha fatto, diciamo così, forse superficialmente. Leggo un passo che è stato riportato il 15 luglio 2019 su un articolo del Fatto Quotidiano, cito testualmente quanto riportato da Vincenzo Bisbiglia. Secondo la Corte, le operazioni che furono attivate nel 2008 furono condotte in assenza di coordinate contabili chiare e normativamente predefinite con criteri empirici fissati nella stessa fase attuativa, in ragione della diversa tipologia di fattispecie prese in considerazione e del loro disomogeneo trattamento in contabilità finanziaria. Allora, se non fosse la Corte dei Conti, avrei sintetizzato questo concetto in "ci avete capito niente". Cioè, questa forse è la sintesi che poteva, diciamo, la Corte dei Conti fare se non fosse un organo istituzionale che ovviamente si esprime con altro linguaggio. Quindi praticamente nella gestione commissariale ci finì, non si sa nemmeno se tutto, quasi tutto, una parte del tutto, di quello che in realtà l'amministrazione doveva a terzi sotto varie forme. Debiti contratti, oggi abbiamo trattato in commissione il debito obbligazionario di 1 miliardo e 400 milioni, con scadenza 2048, interesse 5, qualche cosa, che adesso deve ripassare, e questo lo faremo con una presa d'atto dell'Aula ulteriormente, alla gestione della Repubblica Italiana, quindi non più nell'ambito del fondo gestito con la gestione commissariale che viene alimentato con, ricordo, i 300 milioni che tutti il 1 gennaio di tutti gli anni da qui al 2048 i cittadini italiani versano con le loro tasse al fondo per la gestione commissariale del debito pregresso di Roma Capitale e oltre 200 milioni che tutti i romani
versano alla gestione commissariale, al fondo per la gestione del debito pregresso, con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, perché questo ce lo dobbiamo ricordare tutte le volte che ci sediamo in quest'Aula. Noi tutti gli anni, il 1° gennaio, ci alziamo e segniamo meno 200 milioni sulla gestione del bilancio ordinario di Roma Capitale, perché dobbiamo pagare questi debiti, come si dice a Roma. Ma non finisce qui. Non finisce qui, perché non solo sono stati commessi una serie di errori, di superficialità, di imperfezioni, di dimenticanze nell'ambito della costituzione della gestione commissariale, ma durante la gestione commissariale, presa in considerazione dalla deliberazione della Corte dei Conti, che fa riferimento al 2017, casualmente a dicembre del 2017 si dimette l'ultimo commissario governativo della gestione, diciamo, vecchia maniera. Quella dottoressa, che io saluto se mi sente da qualche parte, dottoressa scozzese, che nel 2016, caro consigliere Figliomeni, lei si ricorda, questa amministrazione non è che ha sottovalutato la situazione, perché lei non c'era, c'era Politi in commissione, il vostro ex collega Politi è passato a migliore situazione, e no, non lo so, vabbè, deciderà lui. Tutti insieme, tutti d'accordo, invitammo la dottoressa scozzese a una seduta assolutamente in clima collaborativo con la Commissione Bilancio per parlare di debito commissariale, per farci spiegare, perché da quello che dice la Corte dei Conti, signori, ma di questo debito commissariale probabilmente sapevano poco pure gli stessi commissari. Mi viene questo di dubbio, e forse ho una spiegazione con ritardo, Presidente, però finalmente una mezza spiegazione ce l'ho. Forse la dottoressa non è venuta, la dottoressa scozzese, perché probabilmente non sapeva che dire. Sa perché? Perché la Corte dei Conti ci ricorda che la gestione è stata caratterizzata da assenza di scritture di riconciliazione, mancanza di atti di riaccertamento o di ricognizione di crediti e debiti espunti ab inizio dal bilancio di Roma e disallineamento con le partite imputate al bilancio commissariale, cioè in quella fase, qui c'è scritto, dei debiti che non sapevano, no, probabilmente dove dovevano essere collocati, furono messi sulla gestione commissariale. Errori di imputazione e irregolarità della procedura di rettifica, perdere di tracciabilità della gestione vincolata, indisponibilità di criteri di quantificazione dei debiti fuori bilancio maturati al 28 aprile 2008. Allora, oggi che i debiti fuori bilancio, chi l'ha fatti e quando l'ha fatti, lo sappiamo. In questa delibera c'è scritto che i debiti prima del 2008 nemmeno si sapeva dove collocarli in termini di responsabilità e di genesi. Incertezza nella quantificazione degli oneri da esplorazione illegittima o occupazione sine titolo avvenute prima del 28 aprile 2008. Prima del 28 aprile 2008 l'amministrazione, su indirizzo chissà di chi, andava, occupava, costruiva, acquisiva diritti su aree senza attivare le normali, regolari, diciamo, procedure di esproprio, e ha creato tutta una serie di situazioni soggette a contenzioso che oggi troveranno qualcuno che viene a chiedere il conto di questa situazione. Incertezze concernenti i prestiti flessibili e le aperture di credito da ammortizzare a carico della massa passiva. Qui si capisce da solo. I rischi da contenzioso. Fra le cose che ci chiede la Corte dei Conti, ci dice: signori, sulla parte di espropri, caro Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, che sei, diciamo, il dipartimento di riferimento, devi fare una ricognizione. Ci dobbiamo, adesso dico una cosa brutta, mi scuseranno tutti quanti, ma ci dobbiamo augurare che qualche avente diritto magari non sia più fra noi, perché altrimenti c'è una stima approssimativa che potrebbe portare a ulteriori pendenze dell'amministrazione nei confronti degli aventi diritto che sono stati espropriati delle proprietà, che potrebbe portare a un ulteriore aggravio per Roma Capitale di 8-9 miliardi ulteriori. Vale a dire che noi abbiamo un po' giocato coi numeri.
13, 14, 15, 18, 27, perché ce lo dice la Corte dei Conti, non raccontavamo favole. Qualcuno ci ha detto, ma non sapete nemmeno quant'è il debito? No, non lo sappiamo. Ce lo dice la Corte dei Conti, perché non è stato determinato correttamente. Oggi, fortunatamente, c'è un'amministrazione che lo sta facendo. Ben venga l'ulteriore sprone della chiusura della gestione commissariale, che quantomeno ci costringe a fare queste cose, perché dobbiamo portare nuovamente in equilibrio il rapporto che c'è fra la gestione commissariale e il bilancio di Roma Capitale, la gestione ordinaria di Roma Capitale, altrimenti nel 2022, quando la gestione sarà chiusa, non sappiamo che pesci pigliare, altro che sardine. Allora, su questo l'amministrazione, fortunatamente, muovendosi sotto la mano sapiente dell'assessore Lemmetti e del ragioniere generale, sta operando per rispondere alla gestione commissariale, e in questa delibera su tre punti ha già attivato quelle che sono le soluzioni per riattribuire correttamente alcune partite, alcune istanze. Per il resto noi prendiamo atto che l'amministrazione sta operando in questa direzione, sistemare questo gran casino che è stato combinato. E a tutti i romani dico attenzione, attenzione, perché chi ha creato questo macello dal punto di vista amministrativo oggi vorrebbe tornare a pretendere di governare questa città, e noi non lo permetteremo. Grazie.